Cari telespettatori, concludiamo il nostro viaggio con un solo borghi, con uno degli ultimi paesi fantasma italiani di origine greche, Rogodes, pieno di crepacci, o Rehodes, che significa aspro. Letteralmente, in mezzo alle montagne aspromontane, si erge Rogudi, testimone solitario di un tempo lontano. Negli anni 60 registrava una popolazione residente di circa 1650 persone, ma a seguito di una terribile alluvione il paese rimase isolato. Poi, con un decreto prefettizio, la popolazione venne sfollata e trasferita lontano dalle proprie case. La Rocca d'Udragu e le cosiddette Bastarucia, due formazioni geologiche, sembrano stare a guardia dell'intera vallata e del borgo di Rogudi, paese dell'anima che rimane nel cuore di chi lo visita. Immergendosi nei vari panorami aspromontani siamo arrivati a Corio di Rogudi, siamo a 700 metri circa di altezza e insieme a noi il vice sindaco Antonino Maesano del comune di Rogudi. Buongiorno a tutti, a chi ci ascolta. Io colgo l'occasione per ringraziare qui lo staff di Merito TV Studio 95 e nella persona di Francesca Martino, che mi ha coinvolto in questa bellissima giornata. Giornata che io faccio con piacere, perché ritornare nei luoghi da dove sono partito per me riaffiora quel pizzico di nostalgia che inevitabilmente sfocia anche con un pizzico di emozione. Il borgo di Rogudi è stato precedentemente abitato. Adesso non lo è più a causa di diverse alluvioni. Sì, a causa di un'alluvione che negli anni, nel 1971, ha visto purtroppo protagonista in negativo questa nostra comunità. E successivamente un decreto prefettizio, un decreto di spollo prefettizio, il centro si è trasferito alle Porte di Merito, laddove poi col tempo si è provveduto alla ricostruzione del paese nuovo, il centro abitato nuovo. Qui rimangono le nostre radici, rimane la nostra storia, in qualche modo. Questa storia che oggi andremo a visitare alcuni luoghi a me cari, personalmente cari, ma sono anche di interesse pure nazionale, visto che in questo momento dove siamo si tratta di un geosito, è stato riconosciuto da recente dalla comunità europea come geosito. Si tratta della Rocca del Drago, che adesso stiamo andando verso questa rocca. E attendiamo ma non voglio anticipare quello che sarà. Visiteremo questa rocca e poi andremo nelle caldaie del latte, che è un'altra. Ma non vi voglio anticipare quello che è la storia. E poi andremo a Rogudi, nel vecchio abitato. Il vecchio abitato che si è trasferito, come dicevo prima, nel 1971 in seguito all'alluvione. E che oggi è solo meta per turisti. In questo momento stiamo camminando su una passerella, è in corso di costruzione. Sì, questo ci tengo a precisare che è un progetto finanziato interamente dall'ente parco, quindi noi l'abbiamo accolto con favore perché permette alle persone disabili di visitare anche loro questi luoghi, ma credo che sarà usato da tutti, perché è abbastanza, come stiamo vedendo, è abbastanza comodo.
e quindi ci sarà diciamo anche queste persone che sono state un po' più sfortunate che potranno visitare da vicino questi luoghi. Sicuramente è un luogo che permetterà di essere ancora di più visibile. Speriamo che questo sia soltanto uno dei primi passi, perché l'obiettivo mio come amministrazione, ma anche sollecitare il parco, anche a ripristinare tutta la vecchia sentieristica che è ricca, diciamo, che in futuro potrebbe essere la nuova, diciamo, il nostro volano di sviluppo di questa terra. Perché se noi ripristiniamo tutta la vecchia sentieristica, diciamo, possiamo sperare di ricevere dei turisti che magari potranno scegliere di andare a cavallo, con la mountain bike, con lo stesso trekking, diciamo di rivolgersi a questo tipo, a questa forma di turismo, quello è gastronomico e culturale, quello di cui alla fine siamo ricchi. Sotto la rocca del Drago a Corio di Rogudi, insieme a noi il Salvino Nucera, poeta grecofono, docente di lettere presso gli istituti, precisamente a Siderno, e una delle personalità più illustre del nostro territorio. Abbiamo il piacere di intervistarlo e sicuramente adesso ci illustrerà maggiormente di quello che stiamo andando a vedere. Grazie per l'illustre. Ci troviamo in un posto che per gli abitanti del paese che sta di fronte, proprio di fronte nell'altra vallata, era un posto sacro, se non sacro che incuteva timore per la presenza di questa rocca sulla quale sono intessuti diversi miti, diverse leggende. Si chiama Rocca del Draco perché si raccontava che dentro questo grande masso, sicuramente non di origine geologica, cioè di origine naturale, vi abitava il drago, un personaggio ricorrente nelle fiabe e nei racconti della gente del paese. Era un personaggio che si rifà per le sue caratteristiche alla mitologia greca, precisamente assomiglia molto a un ciclope, Polifemo in particolare, perché a volte viene rappresentato cieco addirittura, oppure con le caratteristiche tipiche dei ciclopi, che erano quelle di essere dei proprietari di grandi greggi, di greggi numerosi, di avere terre in abbondanza che non coltivavano, servivano soltanto per il pascolo delle loro greggi. E le caratteristiche peculiari sono che erano grandi, grossi, avevano una forza sovrumana, erano antropofagi, essendo sovrumani, essendo semidei, naturalmente figli di Nettuno, figli di Poseidone, e non erano molto intelligenti e credevano di poter con la loro forza dominare quelli che gli stavano vicini. Quindi abitava dentro, e nelle storie più recenti in questa rocca si diceva che ci fosse il tesoro dei briganti, al quale il drago era preposto per la custodia, perché nessuno venisse a portarselo via. E per fare questo non usciva mai se non di notte. Di notte usciva per andare
a mangiare, a fare una cena, pranzo, un pranzo-cena, un po' più giù dove ci sono una conformazione, questa di origine naturale per il tipo di pietra arenaria, costituita da 7 caldaiette, le cosiddette caldaiette del Draco, che lui utilizzava tutte e 7. Il numero 7 è un numero ricorrente, un numero magico nelle storie che riguardano il Draco, nelle fiabe che riguardano i Draco. E cosa mangiava? Mangiava di solito o carne caprina o ovina di pecora, oppure della polenta che non si sa chi gliela facesse, come se chi gliela cucinasse, però questo racconta la storia delle fiabe che venivano raccontate sul Draco. E quindi mangiava e poi rientrava, era di notte, non veniva nessuno a minacciare il tesoro che racchiudeva la rocca, e poi rientrava, naturalmente stava dentro chiuso. Si racconta pure che nessuno poteva toccare la rocca per cercare di romperla di giorno, perché altrimenti si scatenava una grande tempesta di vento e lo trascinava giù. Questa leggenda nasce sicuramente dal fatto che un pastore qualche volta è caduto giù nella vallata ed è morto, e allora, proprio per rispetto della rocca e per spaventare i malintenzionati, qualcuno che avrebbe voluto magari provare a rompere la rocca per vedere se veramente ci fosse dentro un tesoro, così veniva allontanato, veniva tenuto a distanza. E per questa paura di finire giù per la vallata per un forte colpo di vento, desisteva da eventuali intenzioni negative. Dunque, attorno alla Rocca del Draco ci sono molteplici leggende, miti, storie, ed è uno dei luoghi più importanti dell'Aspromonte Grecanico. Sì, ci sono tanti miti, alcuni molto lunghi, che richiederebbero delle ore per concluderli, per raccontarli per intero. E altri che sono di breve durata, però sono adeguati ai tempi, anche alle esigenze della popolazione che viveva di fronte, che viveva vicino. Qui, una volta da qui passava una strada, la strada mulattiera, che portava sia a Bova Superiore che ad Africo Vecchio, strada mulattiera. E quindi quando la gente passava da qui guardava con ossequio e anche con un certo timore, con un certo rispetto la rocca. La guardava, e anche i bambini specialmente, mi ricordo da bambino quando avevo 7-8 anni che passavo da qui o che vedevo la rocca di casa, e mi raccontavano sempre delle storie quasi dall'ossequio religioso, dal timore religioso riguardo alla Rocca del Draco, indipendentemente dalla presenza del Draco dentro o meno, proprio per la sua chissà quali anni. Qui in giro ce ne sono tanti di massi particolari che denotano l'intervento dell'uomo, o che ricordano anche che l'uomo nei confronti di questi massi aveva una specie di religiosità. Probabilmente in periodi preistorici c'era della gente che di questi massi considerava degli idoli, quindi era fedele a questi massi e rispettosa di questi massi, che avevano sicuramente una funzione apotropaica per loro, per la loro cultura e per i loro tempi. Per quanto riguarda la mano dell'uomo, ha fatto degli interventi sulla Rocca del Draco o si presenta così da tempi ormai memori? Gli interventi sono visibili, sono tre grandi occhi che fanno pensare alla testa del personaggio cinematografico E.T., a cui assomiglia molto, o viceversa, è la testa di E.T. che probabilmente assomiglia molto a questo. Ci sono tre occhi che non sappiamo che cosa rappresentino, che cosa vogliano dire. Ci sono diverse interpretazioni.
non me ne viene in mente nessuna adesso le interpretazioni che giustificano la presenza. C'è qualcuno che dice che non siano molto antiche, che siano relativamente recenti, del 600, del 700 per la loro, ma sono sicuramente opera dell'uomo. Evidentemente prima che venissero realizzate sulla rocca, c'era qualche cosa che ha indotto questi uomini, queste persone che li hanno realizzati, questi cerchi, tre cerchi, che li ha indotti a farli, avevano sicuramente un significato per loro, che può essere un significato religioso o di altro tipo, non saprei dirlo, questo ci vorrebbe un esperto. Dunque la religiosità è al centro di questo grande monolite. E di lì, di conseguenza, sono state innescate e scritte innumerevoli leggende, miti, storie. E sicuramente è uno dei posti più belli da visitare. Sì, sarà così. Qualcosa di religioso c'è, è in dubbio. Lo dico... probabilmente quasi con certezza, perché io ricordo quando gli anziani raccontavano di questa rocca che le loro espressioni, il loro modo di raccontare le cose, di soggezione, come magari forse prima si sarà capito in quello che ho detto, ma di rispetto sicuramente, di considerazione del monolite, della rocca, del masso che si trova qui vicino a noi. E qualcosa di religioso avrà avuto, ma ripeto, ci sono altri qui in giro, altri massi che avranno avuto le stesse funzioni di questo. E nelle vallate, da qualche parte, ci potrebbero essere delle testimonianze di insediamenti, di popolazioni preistoriche, visto che non molto distante da qui, nel comune di Bova, nel territorio di Bova, sono stati trovati diversi reperti che risalgono al periodo preistorico. Vista la presenza di questi monoliti, di queste pietre così grandi, che probabilmente avevano un significato o un'importanza religiosa, potrebbe esserci da qualche parte qualche sito nel quale risulti che queste zone, queste vallate erano abitate da popolazioni primitive. Il nostro viaggio adesso continua alla volta di cosa? Ditelo voi. Alla volta del luogo, del refettorio del Draco, alla volta delle caldaiette del Draco, che stanno a pochi metri da qui, dove la notte, c'è il luogo nel quale la notte usciva per fare il pranzo-cena il Draco. Sono di formazione naturale, costituita da pietre arenarie. E qualcuno, quando costruivano la strada che passa accanto, pensava che fossero vuote e contenessero anche lì qualche tesoro, e con un corpo di mazza ne ha rotto uno, e quindi sono presenti solo sei. Non ci resta che andare, andiamo. Il nostro cammino a Corio di Rovudi, uno dei luoghi più incantevoli e suggestivi, dove possiamo trovare e assaporare, annusare il mistero, la religiosità. Infatti prima ci trovavamo alla Rocca del Drago, che è posizionato in una maniera particolare. Sì, la disposizione della rocca assomiglia a quella di idoli in pietra che venivano
considerati tali dalle popolazioni primitive. Ci sono degli esempi in Grecia, per esempio nell'isola di Creta, nei villaggi risalenti all'età minoica, quindi circa 2000 anni prima di Cristo, 4000 anni fa, c'erano delle pietre che guardavano a oriente e venivano considerate degli idoli. Le popolazioni del posto le consideravano, cioè le attribuivano delle proprietà taumaturgiche, delle proprietà diciamo divine. E questo si può riscontrare anche nella Rocca del Drago, che ha questa disposizione, probabilmente anch'essa aveva le stesse funzioni che avevano quelle pietre che stavano vicino ai santuari, vicino alle acropoli dei paesi dell'antica Grecia, di Creta in particolare. E adesso dove ci troviamo? Questo luogo ha un nome greco, si chiama... è la Rocca del Draco, però il posto qui vicino sulla strada è Ceramida, che vuol dire, tradotto in italiano, luogo dove costruivano le tegole, quindi essendo un terreno argilloso tutto qui intorno c'era grande disponibilità di argilla e c'era qualche fornace che permetteva alla popolazione di costruire, di realizzare mattoni e tegole per coprire o per costruire le loro case, e si chiama proprio Ceramida il posto. E qui vicino ci sono, proprio qui di fronte a noi, a fianco a noi, c'è una conformazione litica di pietra che assomiglia a 7 caldaiette, infatti si chiamavano caldaiette del drago, vengono chiamate caldaiette del latte, ma è una cosa erronea, una definizione erronea, perché in queste caldaiette si dice che di notte il drago con queste caldaiette faceva il suo pranzo cena quando usciva fuori dalla Rocca del Drago, appunto, perché era costituita la cena da queste 7 caldaie riempite di carne, ovina o caprina, oppure di polenta con latte. E il latte c'entra solo in questo senso, non in altri sensi. Dopo aver mangiato ogni sera tutto il contenuto di queste 7 caldaie, rientrava a custodire il tesoro dei briganti, di cui si diceva in tempi recenti fosse il custode sicuro il drago di cui abbiamo già parlato. Ecco, ricorre nuovamente il numero 7, però ne vediamo 6. Perché? Perché quando gli operai del Corpo Forestale dello Stato, che hanno costruito la strada che passa qui accanto, stavano realizzando proprio il fondo stradale, incuriositi dalle leggende, da ciò che si diceva, pensavano che veramente queste forme di pietra fossero sottovuote, fossero delle caldaie vere e proprie capovolte, e allora, o pensavano che custodissero qualche segreto o qualche tesoro, e allora con una mazzuola hanno rotto uno, infatti se ne contano solo 7. Il numero 7 è un numero simbolico, un numero magico che avrà diverse interpretazioni, ha diverse interpretazioni e ricorre molto spesso nelle fiabe, nelle leggende che hanno come protagonista il drago. Una di queste qual è? Beh, una di queste è quella, il drago e il nipotino. Per esempio... Questo drago era cieco, stava mangiando della carne bollita, una grande caldaia che bolliva con carne dentro di capra o di becco, castrato, quello che era, e siccome era cieco disponeva intorno alla caldaia, era solito disporre dei campanacci che usava per gli animali, in modo che se qualcuno si avvicinava doveva fare rumore, lui se ne accorgeva e interveniva. Infatti un ragazzino, un orfanello che era morto di fame da parecchi giorni, non mangiava da parecchi giorni, sentendo l'odore di questa carne che bolliva dentro la caldaia, si era avvicinato per tirare dalla parte opposta a questo omone, a questo grande personaggio che era il drago cieco, e appena si è avvicinato lui non se n'è accorto, ragazzino, forse anche un po' ingenuo, oppure la fame, spinto dalla fame, tocca il campanaccio e il drago lo afferra e gli dice: adesso ti mangio.
mangiava prima lui, e lui gli dice no, non mangia, lo chiama nonno, non mangiatemi che sono vostro nipotino. Lui non gli crede e allora gli propone: se sei veramente mio nipote mi devi giurare che non ti nascondi e devi sopravvivere a che cosa? A 7 scorregge, 7, ecco il numero 7. Il bambino, accortosi che lui era cieco, si nascose, c'era una pietra come qua, tante di queste pietre, si nascose dietro e il drago emise 7 scorregge. Ogni volta che emetteva una, sei vivo nipotino? Sì, nonno. Cioè, ti ho colpito nipotino, no nonno, ti ho per 7 volte. Alla 7ª volta, quando ancora ha sentito rispondere il nipote, allora sei mio nipote davvero. E così accettò. E il numero 7 incomincia da qui e poi ce n'è molto lunga, moltissime volte, almeno per 7 volte compare il numero 7 nella storia che comprende circa 20 pagine di macchina da scrivere o di computer. Accanto alle caldaiette troviamo delle erbe particolari, dal profumo intenso. Ecco, ad esempio, questa ha un profumo. Di cosa stiamo? Sì, siamo in Calabria, siamo in Aspromonte, quindi è presente la macchia mediterranea. Le erbe spontanee e aromatiche sono numerosissime. Questo per esempio è l'elicriso, è una pianta che noi chiamiamo in grecanico muscopotamo, che vuol dire muschio del fiume, perché cresce vicino, ma qui cresce proprio in mezzo alle rocce. È una pianta particolare che anticamente veniva anche utilizzata in cucina come elemento aromatico. E poi in tempi non molto lontani veniva utilizzata per far chiudere i bozzoli del baco da seta insieme alla ginestra. Si mettevano questo, dato che era profumato, il verme che del baco si metteva in mezzo ai rami di questa pianta e si chiudeva, faceva il bozzolo da cui veniva poi ricavata la seta. Ci sono altre piantine, come c'è il timo di varie varietà e tante altre piante che sono aromatiche, quindi sono profumate e questo rendono anche, diciamo, il cibo per gli animali, che sono le mucche, le capre, le pecore, rendono sia il latte che le carni molto gradevoli, molto saporite, cosa che non avviene in altri posti dove non esiste la macchia mediterranea, non esistono queste piante. Sicuramente la presenza delle erbette aromatiche e anche delle caldaiette fa uno scenario particolare. Ecco, nel corso del tempo abbiamo detto c'è stata non solo un flusso turistico, e questo ha innescato ancora di più la curiosità per quanto riguarda Corio di Rogudi, ma per quanto riguarda anche l'erosione. Adesso come potrebbe essere ancora di più valutata, non solo da un punto di vista culturale? Beh, a questo dovrebbero pensare o pensarci gli esperti, gli addetti ai lavori. Io non saprei cosa dire su questo. Certamente col tempo, almeno queste caldaiette che sono di origine arenaria, scompariranno, si deformeranno. Non so che interventi si potrebbero fare. Sicuramente qualche rimedio per farli durare ancora di più nel tempo ci dovrebbe essere, ci potrebbe essere. Si potrebbe anche ricostruire parte della caldaia che inavvertitamente, proditoriamente hanno rotto gli operai più di 40 anni fa, quando hanno costruito questa stradina che passava qui accanto. Certamente la gente, ci vorrebbero anche delle insegne, qualcosina. La gente viene e sa poco, vede le cose così senza avere conoscenza, avere piena conoscenza di ciò che sta vedendo, cioè perché è così, perché è lì, che cosa ha rappresentato, cosa rappresenta per chi la visita o per chi è vissuto per secoli, per parecchi secoli in queste zone, chi ci passava e chi ci viveva continuatamente. Quello è Gorio, Rogudi è più giù e ha un aspetto particolare, che è caratteristico, forse unico, che è meraviglioso e che fa incantare tutte le persone che vengono, specialmente a vederlo da lontano, perché poi quando si va di vicino purtroppo è abbandonato e quindi un po'. Ma da lontano ha un aspetto
l'incanto. Alcuni anni fa hanno fatto un sondaggio tra i paesi che più rimangono nel cuore, l'ha fatto il quotidiano della Calabria, e Rocuti mi pare che sia arrivato o secondo o terzo in tutti i paesi della Calabria. Per cui la gente che è venuta, e ne è venuta tante evidentemente per poter arrivare a un numero così alto di preferenze, che lo ha scelto come uno dei paesi che rimangono nel cuore, rimangono nell'anima quando si vedono una volta. Troviamo a Rocuti, un borgo totalmente abbandonato, possiamo vedere anche dalle abitazioni, non ci sono finestre né porte, e parlavamo anche prima di questo alone di magia, ecco, che circonda il borgo. Sì, è quello che è quell'atmosfera che attrae, che i visitatori, chiunque venga a vederlo, rimane affascinato pur essendo in queste condizioni il paese, perché ha una topografia, ha una collocazione particolare che lo rende unico, quasi come un presepe,
specialmente di notte, quando una volta quando era illuminato sembrava un qualcosa di lunare, di extraterrestre, per quanto particolare si dimostrava agli occhi di chi lo guardava da lontano. Sicuramente quando c'era gente, era gente che laboriosa, gente che faticava, basta guardare il tipo di territorio e anche le case che si potrebbero vedere, i muri, i resti delle case che sono rimasti in piedi. Quindi questo dovrebbe dare l'idea, un'idea non di abbandono, del fatto che sia abbandonato, ma un'idea di come nel passato erano le condizioni di questo paese, della gente di questo paese. Di cosa viveva gli abitanti? Ma come tutti gli abitanti dell'interno vivevano di agropastorizia, nonostante l'impervietà del territorio, era quello. Poi soltanto dopo la fine della guerra, nel primo dopoguerra, si incominciò un'emigrazione molto forte verso le città industriali del nord, verso l'estero, verso la Svizzera, verso la Francia, verso la Germania, anche verso il Belgio, dove c'erano le miniere di carbone. Oppure, tornando un po' più indietro nel tempo, c'è stata tanta gente sia da Gorio che da Rocudi che è emigrata in America, negli Stati Uniti, ma anche in Argentina, quindi nel Sud America. Certamente sono stati più fortunati quelli che sono andati negli Stati Uniti. In Sud America le cose non è che siano andate come magari si aspettavano alla partenza. Queste e poi quindi erano le rimesse dei lavoratori, delle braccia, dei lavoratori giovani specialmente, che andavano a trovare il pane, tra virgolette, per le loro famiglie, specialmente famiglie numerose come lo erano la maggior parte in quei tempi, in tempi non recenti. La posizione di Rocudi è strategica perché è a ridosso della Valle della Mendolea. Sì, forse è stata scelta per questo e anche per probabilmente perché il territorio non era abitato da popolazioni vicine, quindi che era da sfruttare dal punto di vista dell'agricoltura, ma anche dal punto di vista del pascolo, quindi della pastorizia, il territorio. Non essendoci nessuno, può essendoci anche la presenza dell'acqua, delle acque della Mendolea, dell'affluente come si chiama, Furria, ha attratto sicuramente le persone, la gente, e può darsi che ci fosse anche qualche elemento di strategia strategico rispetto ai territori circostanti o rispetto alla marina, rispetto alla costa. Qualche aneddoto inerente a questo? Ma aneddoti, la storia dice che, la storia orale naturalmente, che qui a Rocudi durante il periodo delle scorribande turche ci fossero dei cancelli, tre cancelli, uno a sud, la strada che portava poi verso la marina, strada mulattiera, uno a nord che portava verso la montagna ed uno ad ovest, che era la strada che portava nel fiume. Il fiume era molto importante, era vitale, fondamentale per l'acqua, per lavare i panni, anche per l'acqua che serviva per irrigare i vari possedimenti che ognuno aveva, piccoli o grandi che fossero, lungo il torrente, dove l'acqua poteva raggiungere le coltivazioni. È rimasto in lingua grecanica il famoso sonetto dell'allarme, allarme, la campana suona, che in grecanico faceva così, non era proprio così, diceva tup tup canno da tamburia, i turchi arrivespa e sta mesaria, pisechi suleria zaromena natattiai ta di camu ta etia satte purro, che vuol dire letteralmente tup tup fanno i tamburi, i turchi sono arrivati a Mesari, è una località che sta sotto qui, a Mezzaria sarebbe letteralmente, è un territorio di Bova credo, chi ha scarpe rotte le ripari, le mie le ho riparate stamattina. E questo era il
detto la canzoncina che cantavano quando c'era pericolo di arrivo dei turchi, non sono mai arrivate naturalmente, però esisteva il pericolo e quindi di notte c'erano queste cancelle che chiudevano, queste tre cancelle che gli abitanti avevano costruito. Naturalmente ciò avrebbe permesso, se qualora fossero arrivati, di scappare verso nord, verso le montagne, quindi non essere raggiunti. A proposito di lingua grecanica, qui sì, era uno dei maggiori centri nevralgici della lingua greco-calabra. Allora, c'è una descrizione del territorio della provincia di Reggio, c'è una relazione di un magistrato del 1843 che ha fatto il giro di tutta la zona dell'area, quella che oggi viene definita area grecanica e non, perché era molto ampia allora, e ha riscontrato questo magistrato, ci sono gli atti, ci sono le fonti su questo, che il miglior greco che lui ha incontrato, ha ascoltato in tutta l'area era quello di Rovuti, ed è rimasto ancora oggi, è una lingua, questo lo posso dire con certezza, è una lingua molto più completa, molto più precisa e anche più adatta per fare dei discorsi più lunghi, rispetto, meno rovinata rispetto alle lingue degli altri paesi ellenofoni. E questo è storicamente riscontrabile, e si potrebbe anche linguisticamente provare che è così, che è vero, dalle cose scritte che ci sono anche oggi. Se dovesse parlare di Rogudi in grecanico, cosa direbbe adesso? Dipende. Utilizzando proprio la lingua. Sì, ma dipende di che argomento. Ti è con Aipo, Andoricuti, Simero, Sceroti Naipo, sono Naipo, Tossa Pramata, ma Ti Pramata. Si possono dire tante cose, traduco, si possono dire tante cose di Rogudi oggi, ma non so quali cose dovrei dire, potrei dirne tante di cose. Bisognerebbe scegliere qualche argomento che in sintesi si potrebbe tradurre in grecanico, perché il grecanico è una lingua che è rimasta ancorata negli anni. I nuovi linguaggi di oggi, il linguaggio moderno non è contemplato, non è consentito alla lingua che è rimasta di poter esprimere dei concetti o di tradurle, perché le parole mancano, che non esistevano una volta. Se parliamo di tradizione di Rogudi, cosa si potrebbe dire? Ma sono tante le tradizioni, ci sono tradizioni di costume, ci sono tradizioni gastronomiche, ci sono tradizioni religiose, dipende, tradizioni civili. Per esempio, una che sintetizzo perché è molto lunga, è quella che quando arrivava la fine dell'anno, cioè la vigilia di San Silvestro, si era abituati alla gente, gli uomini, solo gli uomini, ad andare in giro per il paese e dare gli auguri a tutti quelli che si sapeva fossero graditi, che aveva un lutto, veniva, si interrompeva il suono e veniva saltato. Si incominciava dopo la mezzanotte e si girava per il paese per dare gli auguri a tutti quanti. Quando, una volta che si bussava nelle case, si aprivano tutti, si alzavano, c'erano spesso dei parenti, dei familiari in mezzo a questa fila di gente, a questa cosa di gente, e quindi si alzavano e offrivano a chi arrivava quello che avevano, insomma, i dolci tipici, che erano i plotari, oppure le zeppole con le sarde o col miele, una volta si facevano solo col miele, non c'era lo zucchero, e altre cose, i salumi, perché era il periodo natalizio, il periodo della macellazione dei maiali, quindi ci potevano essere dei salumi, ci potevano essere delle frittole, e finché non finiva il giro di tutto il paese, si cominciava a mezzanotte, si poteva finire anche il pomeriggio del giorno dopo. E naturalmente molta gente, durante tutto questo tragitto, a forza di assaggiare di qua e di là e fare gli auguri, non era più tanto lucida, e quindi poteva capitare che, insomma, barcollasse lungo le strade, che non erano molto facili da percorrere perché erano inselciato e quindi erano anche scivolose, perché erano in discesa a volte. E altre
astronomiche ce ne sono tante, di tradizioni gastronomiche, per esempio, che so, quando era Pasqua la fidanzata si mandava un dolce, l'aguta, si chiama così perché è fatta di molte uova, e veniva mandata dal fidanzato, e secondo le possibilità economiche che aveva, e quindi la quantità, la disponibilità di uova, veniva fatta grande a forma di cuore o a forma di altre cose, così veniva mandata come, insieme ad altri regali, insomma, il capretto o altro, altri dolci che si facevano a Pasqua. Altre cose invece per quanto riguardava altre tradizioni pasquali, venivano agli ignuri, quindi ai proprietari, terrieri e non, ma i proprietari avevano spesso delle mandrie con dei pastori che gliele accudivano, venivano mandati, oltre alla famosa musulupa, termine arabo che vuol dire formaggio duro, come in effetti è, che è senza sale, e quindi veniva utilizzato il giorno di Pasquetto o dopo, fritto con delle uova, perché poi si ammorbidiva. Veniva mandato anche un capretto e delle ricotte particolari di forma allungata, erano solo da consumare, da mangiare, non poteva da mangiare in un certo modo, frittata per esempio, che erano... le facevano soltanto per Pasqua, come si faceva allora per Pasqua solo la musulupa, e altre cosettine del periodo, altre cose di campagna che ci potevano essere, un formaggio, altro, anche un'altra ricotta, ma la ricotta proprio tradizionale della Pasqua era la cosiddetta cinchinarica, che prendeva il nome dalla forma della fiscella che era fatta apposta per fare queste cose, si facevano per essere regalate queste ricotte fresche. Ancora altre cose, ce ne sono tante, ma in questo momento non mi vengono in mente altre cose per quanto riguarda la gastronomia. Per quanto riguarda, che so, si potrebbe parlare dei matrimoni, si potrebbe parlare dei funerali, ma è molto lungo il discorso, ci vorrebbe parecchio tempo e anche una buona memoria, che adesso non ho. Invece, se diciamo l'estopitta? L'estopitta, i bovesi dicono che è una pitta veloce, invece non è vero, vuol dire pitta sottile, perché l'estò alla bovese, l'estò vuol dire sottile, l'estò diciamo noi che è sottile, esile, e quindi essendo esile è veloce veramente, ma non vuol dire che sia veloce, è perché è sottile, è fatta sul momento e si facevano sia di farina di grano, si facevano anche a volte quando si era in campagna, non c'era la possibilità, anche con, prendevano un altro nome, non erano però così sottili, le pezzate erano fatte di farina di grano turco e le cocevano sulla pietra, sulle lastre di pietra che si chiamavano plache, in greco, che vuol dire lastra, appunto, lastre di pietra sottile che si trovavano nei fiumi maggiormente, e si cuoceva là sopra e poi si mangiava senza companatico, oppure se c'era del companatico, il formaggio, della ricotta, qualche pezzo di salume, di qualcosa, salsiccia o capicollo o pancetta o anche lardo, si accompagnava con questo e si beveva acqua naturalmente. Abbiamo parlato di prodotti tipici, abbiamo parlato anche che Rovudi è situata in una posizione strategica, e adesso sicuramente quello che colpisce maggiormente sono anche le case che sono disabitate, ci sono tantissime storie e si dice che ci siano anche i fantasmi per i vari, ecco, cultori, chi ama, ecco, queste storie, ma si dice anche che per la posizione, ecco, particolare, ci siano stati anche tantissime morti proprio per per il luogo in cui è situata Rovudi. Ma fuori di dubbio, questo è stato sempre, sin da tempi remoti, un problema antico. Era facile inciampare, era facile specialmente per i pastori o per i ragazzi poco esperti, era facile inciampare in una di queste pietre, di queste stradine che ci sono sulla roccia, e quindi finire sotto nel fiume o nella mendolea o nel furria, e di solito erano letali le cadute, erano mortali. Non c'erano
delle forme di protezione, non c'era niente. E le case venivano costruite, erano basse, erano piccoline, ma a volte i bambini, ed è successo qualche volta, si affacciavano, poi uscivano da un balcone o da una finestra e poi erano guai seri, cioè era pericolosissimo. Ringraziamo Salvino Nucera per la sua testimonianza, è stata minuziosa, dettagliata, di quelle che sono le tradizioni, le leggende e le storie legate a questo luogo. Sono io che ringrazio voi, spero di essere stato chiaro ed esauriente in quello che ho detto, che non abbia detto delle corbellerie. Sicuramente no, sono sicuramente delle pillole di storia molto molto preziose. E adesso noi continuiamo il nostro viaggio a Rogudi insieme al vice sindaco Antonino Maesano. Dovessimo tornare indietro di 48 anni, come sarebbe Rogudi? È ancora abitato, presumo. Scherzi a parte, è un salto nel tempo che rivivo volentieri ogni tanto, anche quando sono assorto nei miei pensieri. Diciamo che la vita qua per un ragazzino, per un bambino dell'età di 5-6 anni, che questa era l'età che avevo quando siamo andati via da qua, diciamo era diversa, molto diversa da quelle che hanno i bambini di oggi. Si giocava per strada, in mezzo a queste vie, si rincorreva l'uno dell'altro, diciamo, c'era quei giochi sociali che per forza di cose che erano obbligati perché non c'era altro. Oggi a differenza i bambini sono custoditi come in una cassaforte dentro le case, davanti alla TV, davanti alla tecnologia, smartphone, eccetera, eccetera. Diciamo io rivivo quel tempo che fu con nostalgia, diciamo, ecco. E quando ogni volta che torno qua inevitabilmente la vedo riaffiorare. C'è un pezzo del tuo cuore e sicuramente la vita era molto più genuina, più leggera. Quali erano i giochi particolarmente fatti? Ma non è che c'erano giochi particolari, mi viene in mente uno che con dei cuscinetti di meccanici si costruiva una specie di scivolo che si noi tutti dietro come a spingere, uno a bordo e l'altro a spingere, tanto per, non è che c'era, con molto pericolo direi pure, perché vediamo qua oggi come oggi era allora, non è che è stato fatto nulla in tal senso dall'epoca ad oggi, quindi con molto pericolo ma con molta spontaneità e genuinità, perché oggi forse ai giovani di oggi manca proprio questo. Si sa, l'età della fanciullezza è leggera, frivola come dovrebbe essere, poi tutto ad un tratto qui a Rogudi sono state registrate due alluvioni che hanno in un certo qual modo deviato questa vita semplice e genuina.
Sì, soprattutto l'ultimo che ha costretto l'intera comunità, diciamo, a trasferirsi in terre, diciamo, all'epoca per noi sconosciute, perché non è che c'era un grande viaggiare. All'epoca c'era gente che moriva, e nasceva e moriva in un posto senza andare via da nessuno, non andare mai a nessun posto, quindi non è che come oggi che si gira in lungo e in largo. Quindi per noi il trasferimento è stato, come dire, una cosa unica, indescrivibile, un trauma sotto un certo aspetto, perché avevamo le nostre abitudini, le nostre cose, ci siamo incimentati in un mondo totalmente diverso, con regole diverse, è stato un impatto un po'... credevamo di essere sbagliati a un certo punto, pure cercavamo di imitare i nostri compagni, come nel mio caso, che noi ci siamo trasferiti a Meldo, cerchiamo di imitare i ragazzi di Meldo, quando eravamo perfettamente uguali, voglio dire, avevamo solo abitudini diverse, niente di più. Quindi è stata una cosa un po' che non è facile descrivere. Quindi il cambiamento dal borgo di Rogudi a Rogudi Nuovo, e sicuramente ha creato diverse strade, che però quello che colpisce maggiormente è che la popolazione di Rogudi ha sempre mantenuto questo attaccamento al territorio, alla tradizione. Infatti ogni anno c'è il pellegrinaggio. Ne abbiamo due di pellegrinaggi, visto che abbiamo due feste, perché all'epoca c'era la festa, diciamo, patronale di Rogudi, la Santa Protettrice, che era la Madonna delle Grazie, e quella della frazione di Cori di Rogudi, che era la Santa Annunziata. Quindi abbiamo mantenuto tutte e due le tradizioni. Ogni anno veniamo una settimana prima della festa in pellegrinaggio, proprio in tutti gli effetti. Qua soprattutto la comunità si trasferisce, diciamo, per un giorno, con insieme al parroco che predica la messa, e poi si mangia, si fa un momento conviviale, diciamo, e di divertimento pure. E ogni anno ne facciamo tutte e due. Musica, tradizione, cultura rogudese e una location fantastica, quella della Valle della Mendolea. Ma una domanda, ma una volta la Valle della Mendolea era navigabile o no? Io secondo me sì, perché per una mia teoria, e quindi perché due sono i motivi: o questo posto è stato costruito e la gente è venuta a abitare qua perché diciamo si poteva difendere da altrui, e questa è un'ipotesi più accreditata, oppure potrebbe essere anche che diciamo la fiumara della Mendolea all'epoca poteva essere navigabile, quindi si arrivava, si approdava, diciamo. Però questa è una mia teoria personale, quindi prendiamola per questo. Sicuramente quello che colpisce maggiormente sono queste piccole abitazioni, senza finestre, senza porte, in cui si vede ancora il vecchio contatore. Se hai vissuto qui per i primi anni, ecco, un ricordo, anche una casa che noi stiamo passeggiando tra le vie di Rogudi, che hai, ecco, nel cuore. Diciamo che sono ricordi un po' frammentari, perché io avevo 5 anni e mezzo quando siamo andati via da qua, e quindi, però ricordo benissimo l'uscita di scuola, il rincorrersi, e diciamo l'istinto di proteggere mia sorella, che di non essere tipo bistrattata, diciamo, dagli altri compagni, ma sempre nella sfera del gioco, diciamo, ecco. Oppure le feste in piazza,
che da piccolini, cioè, quando c'era la festa, diciamo, tutta la comunità si trasferiva in qualche modo, in piazza, perché l'unico divertimento era quello, e noi ci accompagnavamo, era il giorno speciale quello per noi bambini. Altre cose, frammenti così, il tempo si trascorreva a casa, si andava anche in campagna con i genitori, quindi tutte queste cose. Hai detto bene una cosa, la piazza, ecco, l'agorà, il luogo dove si svolgevano tutte le attività ludiche, sociali, e questo racchiude ancora di più la bellezza di Roguri, la tradizione, la musica, che è parte integrante di questa popolazione. Sì, la piazza raccoglieva, era l'unico punto, l'unico momento di divertimento puro, e quindi veniva sfruttata, voglio dire, a 360 gradi, veniva sfruttata al massimo. Ogni occasione era quella proprio per stare insieme, ogni occasione si doveva approfittare, Tutt'oggi, quando facciamo il nostro pellegrinaggio, ripercorriamo un po' quello che era la vita di allora, sostanzialmente, perché dopo che prima di tutto il parroco dice la messa, perché sennò poi non sarebbe più ma dopo la messa, come dicevo prima, appunto, c'è il momento conviviale, dove si mangia tutti insieme, e dopo la musica, i suoni, i canti tradizionali nostri, no? E si finisce fino a sera, quindi in un certo senso ripercorriamo tutto quello che era la vita di allora. Questo senso di convivialità, che è parte integrante, l'unione, lo stare insieme, mangiare insieme, quindi non bisogna, ecco, fare grandi cose, l'importante è, ecco, organizzarsi e trovarci in piazza. Sì, è molto importante, perché la vita, la vita di oggi è un po' frenetica, si perde di vista quello che è la relazione umana proprio con la persona. L'interfacciarsi è un'occasione, anche per interfacciarsi, per discutere in modo frontale delle varie problematiche, le varie tematiche, quello che di attualità, l'attualità ci impone. A proposito di case abbandonate, questa sicuramente ha un significato storico. 25/10/1985, chi viveva qui? Purtroppo la data che hai appena detto è la data di morte di un nostro concittadino, che è stato un partigiano pari grado del nostro ex presidente Sandro Pertini. Una persona speciale, generosa, che purtroppo, come spesso accade, è morta in solitudine. Quindi è una storia che è un po' toccante. Adesso il borgo di Roguri si è trasferito alle porte di Benito Portosalvo. Quali tradizioni si sono mantenute e quali si sono perse, e soprattutto cosa si sta cercando di fare affinché così mantengano le memorie storiche del borgo di Roguri?
Diciamo che noi abbiamo sempre mantenuto questo ponte virtuale tra il vecchio e il nuovo, diciamo, tra il Borgo Vecchio e Rocuti Nuovo. E il fatto che noi torniamo spesso e volentieri, anche oggi quando mi avete invitato per venire qua, io l'ho accolto con piacere, perché torniamo sempre volentieri. Le tradizioni le manteniamo sempre uguali, perché anche lì, come succedeva allora qua, la piazza è il punto di riferimento per la comunità, diciamo, la comunità tutta. E anche là si suona, si balla, e spesso ci sono dei momenti di stare insieme allo stesso modo come avveniva all'epoca qua. Ovviamente non è che tutto si può mantenere, perché i tempi cambiano e quindi cambia la vita anche per noi, però diciamo quelle che sono state le tradizioni di quelle forti, quelle di base, le abbiamo sempre mantenute. Quale sarebbe la scommessa più grande per il borgo di Rocuti? Sicuramente quella, il recupero di questo vecchio borgo, sarebbe un'idea fantastica, però sappiamo pure che è un po' bellitaria la cosa, in quanto ci vorrebbero un sacco di soldi per poter soltanto pensare di fare un consolidamento serio. Ad oggi abbiamo soltanto qualche piccolo finanziamento per recuperare qualche pezzo di aria, quindi è un primo passo verso questo traguardo. Vorrei concludere che la bellezza del borgo non è soltanto appunto nel borgo, ma soprattutto nel cuore dei rocutesi.